Sicuramente ha aiutato molto a sapere di non essere soli. Ci sono tante altre persone con la stessa... Non dico la stessa storia, perché ogni storia è singola, a sé stante, però ci sono tanti bambini che hanno perso o mamma o papà. Cambia tutto quasi, cambiano tante cose, però la vita continua. La vita continua in maniera diversa, però continua. E in primis questo figlio che comunque aveva bisogno di suo papà. Riccardo è rimasto vedovo 6 anni fa e a quel tempo Yari, suo figlio, aveva 2 anni e mezzo. La sua compagna è deceduta in un tragico incidente mentre erano in vacanza insieme in Finlandia e da allora lui ha cresciuto il loro bambino da solo. Siamo partiti in 3, siamo tornati in 2. Sì, da quel momento uno comincia un po' a rendersi conto che ci sono tanti problemi della vita quotidiana da risolvere. Secondo i dati, in Svizzera, nel 2021, in 1252 famiglie c'è stata la morte di un genitore e 1970 minorenni sono diventati orfani. Statisticamente, ogni giorno 5,4 giovani sotto i 17 anni perdono o il padre o la madre. Un dato che colpisce. Questo è un gruppo di famiglie che aderisce all'Associazione Aurora, un punto di riferimento e di sostegno per vedove e vedovi. Il genitore è responsabile 7 giorni la settimana per 24 ore per tutta la vita familiare. E questo è un lavoro pesantissimo. E per i bambini la morte del genitore è definita assoluta e irrecuperabile. Non viene mai più indietro il padre o la madre che sono deceduti e questa perdita fa parte della vita. Spaghetti! 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 L'associazione Aurora raggruppa circa 430 famiglie in tutta la Svizzera e da 25 anni offre sostegno a chi sta vivendo un lutto. In maggioranza sono giovani madri e padri con figli ancora piccoli o adolescenti. Un tragico destino unisce profondamente queste persone al di là delle loro differenze e questo gruppo di famiglie dei Grigioni si ritrova oggi per vivere una giornata in serenità con i loro figli. All'inizio è stato un grandissimo aiuto i nonni. I nonni si alternavano qua, sono venuti qua. Siccome i nonni vivono a Lucerne, a Zurigo, e si sono alternati e i primi mesi mi hanno aiutato a gestire la situazione. Riccardo è veterinario nella regione grigionese del Prättigau, un lavoro impegnativo che ha sempre continuato per poter provvedere alla sua famiglia. Dopo i primi tempi di grande sconforto, è riuscito a trovare un equilibrio tra il lavoro e l'accudimento di suo figlio. Non è mai stato discorso di sostituire la madre, però di essere un buon padre, di essere presente per questo bambino, che non avesse mai l'impressione che io non ci sia o che non abbia tempo per lui. Ricordo che all'inizio, proprio dopo pochi mesi che era morta mamma, Yari mi aveva detto: ma sai papà, io rivoglio una nuova mamma, però deve essere uguale a quella vecchia, a quella di prima. No, cioè non c'è mai stato da parte mia questo desiderio, questa idea di sostituire la madre o di trovare una nuova madre per Yari. Non sarebbe stato giusto, secondo me. Abbiamo trovato questa strada qua, noi due, e con l'aiuto di tante altre persone della famiglia, quindi va bene così. E a pochi chilometri di distanza, in un altro paese della valle, Franziska ci vuole portare sulla montagna dove 3 anni fa suo marito è partito per il suo ultimo volo con il parapendio. Se n'è andato così,
praticando quello che tanto amava fare nel tempo libero, volare. Ich bin 3-4 Monate nach dem Unfall zum ersten Mal an der Startplatz. Sono tornata qui 3 mesi dopo la disgrazia. Volevo confrontarmi con il luogo dove mio marito ha toccato la terra per l'ultima volta. E torno qui con i miei figli tutti gli anni, nell'anniversario della sua morte. Venire qui mi dà molta forza e lo sentiamo sempre molto vicino. Franziska ha dovuto trovare dentro di sé la forza per andare avanti, facendo i conti con la disperazione di ritrovarsi improvvisamente da sola a gestire tutte le responsabilità della famiglia. Quando sei giovane e hai una famiglia, non pensi mai di poterti ritrovare un giorno in una situazione del genere. Questi 3 anni per me sono stati molto difficili. In alcuni momenti ho pensato, come posso andare avanti ora? Ero molto preoccupata. Ho provato anche molta rabbia. Ora devo tirare avanti, decidere da sola con 2 figli. Adesso devo fare tutto io e sento il peso delle difficoltà. Franziska è andata avanti a denti stretti per i suoi figli e non avere problemi economici ha reso la situazione meno pesante. Famiglia e amici le sono stati vicini e l'associazione Aurora le ha dato un supporto che non sempre si riesce a trovare nella realtà. È pesante per me che la gente pensi che dopo 1 anno di lutto sia già tutto finito. Ma come? Piangi ancora per tuo marito anche se non eravate più insieme? Va bene, io e mio marito eravamo separati, ma eravamo sempre una famiglia. E lui per me era una persona importante. Non capisco proprio perché la gente con cattiveria sottolinei sempre che eravamo separati. Bambini e adolescenti in Ticino sono diventati orfani nel 2022. 268 madri e 84 padri crescono da soli un figlio di meno di 18 anni. A Bellinzona incontriamo 2 di queste donne vedove con figli che partecipano al gruppo di auto mutuo aiuto organizzato da Hospice Ticino. Come avete passato l'ultima settimana? Io, vabbè, ho fatto ieri 7 anni, anniversario dei 7 anni, che non c'è più mio marito. Quello che viene fuori poi alla fine è sempre la grande fatica, comunque, in quanto genitore con una figlia minorenne, anche la grande fatica di portare avanti tutta quanta la baracca sulle mie spalle, sì. No? Quindi, insomma, è tanta roba. E quindi il peso è sempre solo, esclusivamente, su di me, su chi è genitore unico. E quindi quello stanca. È sfiancante, perché poi appunto le energie a un certo punto poi si esauriscono, chiaramente, no? E quindi sento il peso di questi 7 anni. Eh sì, perché oltre al lutto c'è tutto quello che era prima, perché comunque anche con i figli vivere una malattia in casa non è comunque semplice. E quindi c'è tutto il prima, il durante e il dopo. E nella stragrande maggioranza dei casi sono le donne ad affrontare la responsabilità della vedovanza. Oltre al dolore proprio e dei figli, devono farsi carico in fretta anche di tante incombenze burocratiche. L'Associazione delle Famiglie Monoparentali e Ricostruite aiuta queste famiglie ad affrontare un compito fondamentale per il loro futuro.
Abbiamo anche delle richieste per quel che riguarda degli aiuti economici puntuali o delle possibilità di altri sostegni economici, difficoltà anche di conciliazione famiglia-lavoro, perché comunque ritrovarsi soli all'improvviso e dover riorganizzare la propria vita familiare e lavorativa non è semplice. Le famiglie con un genitore vedovo sono meno toccate dalla povertà rispetto ad altre famiglie monoparentali, grazie alle rendite garantite dall'AVS. Ma all'orizzonte c'è un progetto di revisione a livello federale che abolirà la rendita a vita per le persone vedove senza figli a carico e la concederà solo per 2 anni. E per chi ha figli, la rendita cesserà al compimento dei 25 anni. Abbiamo quindi anche dei genitori che sono in situazione di povertà, ad esempio il caso di genitori conviventi che quindi non essendo stati sposati hanno sì diritto alle rendite per orfani, per i figli, ma non alle rendite per vedova o vedovo. La malattia e la morte l'hanno strappata dalle mie braccia. Vivere insieme una vita con una persona e poi perderla è come perdere una parte di se stessi. Si avverte un dolore che non si placa. La vita fa paura. Si vaga nel caos di chimere e immaginazioni, senza sapere per cosa e a chi questo sia necessario. La giornata del ricordo è un momento di condivisione per le persone che hanno perduto un loro caro. L'anno scorso la Fondazione Hospice Ticino l'ha organizzata qui a Mendrisio e Claudio ha voluto testimoniare il ricordo dell'amata moglie Anna Maria, scomparsa 2 anni fa. Anche per lui la vita continua. Nei piccoli gesti quotidiani e nell'andare avanti giorno dopo giorno è difficile accorgersi del dolore che si porta ancora dentro. Vivere la vedovanza è pesante, ma è una realtà che non fa notizia, anche se molto comune e vicina. Le vedove e i vedovi in Svizzera sono il 4,8% della popolazione, più di 403.000 persone, 21.000 nel Canton Ticino, in grandissima parte donne. Alcune e alcuni di loro, con coraggio, hanno scelto di raccontarsi in questo delicato momento della loro vita. Era cosciente che la situazione era irreversibile. E lo capivo perché era diventata taciturna. Vedevo che il suo sguardo era fisso, e comprendevo cosa pensava, però non osavo andare a dirgli cos'era la mia sensazione, anche se qualche volta abbiamo sfiorato il tema, sfiorato e basta. Io preferivo dargli speranza, anche per dar forza a me stesso. E speravo proprio che ce la facesse. Dopo ormai è inutile, certe cose non possiamo cambiarle, bisogna accettarle. E il ricordo è intenso, forte. Mi fa piacere ricordarla, mi fa piacere parlare di lei. Ecco, che così va. Eravamo 20 anni e qui era proprio d'amorosi. È una delle prime foto che abbiamo fatto. Bisogna essere realisti, no? Vita e morte fanno parte della quotidianità. Non è che la morte è qualcosa di separato dalla vita. Certo, non si è pronti a una morte che sopraggiunge a un'età che oggi come oggi si dice sia ancora in forma, sia ancora giovanili, si può ancora
ancora dare tanto, fare tanto, questi desideri, questi progetti che di colpo crolla tutto. Anna Maria, nell'ultima fase della sua vita, è stata seguita da Hospice Ticino, il servizio specializzato nelle cure palliative a domicilio per i malati in fase terminale. L'equipe di Hospice Ticino, formate da un medico, un'infermiera e un assistente spirituale, seguono i malati e supportano i loro familiari durante e dopo la malattia. Li aiutano ad affrontare la perdita della persona cara. Noi non abbiamo a che fare prima col malato e poi se il familiare non sta bene subentriamo. Anzi, noi facciamo sempre un lavoro in parallelo. Uno, perché il familiare può essere risorsa anche nella cura del malato. E poi perché il nostro mandato è di occuparci anche dei familiari. C'è tutta una preparazione delle persone che noi vediamo rispetto alla morte. L'arrivare in un certo modo più pronti, ma non pronti perché questo ti solleverà dal dolore, perché su quello non abbiamo l'antidoto. La mia gioia è proprio di aver potuto portarlo a casa prima che morisse, perché lui veramente voleva morire a casa sua. E questo mi dà gioia e mi fa sentire in pace con me stessa. Esatto. Sì. Adesso voglio ritornare a vivere. Sempre con lui nel cuore, certo. Barbara è rimasta vedova da pochi mesi dopo aver assistito per molto tempo il marito malato con l'aiuto del personale di Hospice. È stato un periodo di grande fatica che l'ha segnata profondamente e dal quale sta cercando ora di riemergere. Vederlo anche così sofferente, cioè per me era la sua sofferenza era la mia sofferenza. Cioè io soffrivo con lui perché non potevo vederlo, non ce la faccio più, non ce la faccio più, non ce la faccio più. Grazie mille. E questo era il suo mantra. E quando se n'è andato io per un mese ero come una pallina da biliardo che va da un muro all'altro. E non avevo neanche voglia di uscire e ci ho messo un attimino, però poi dopo ho detto no, basta, adesso devo ricominciare a vivere, devo ricominciare a uscire. Ho di nuovo accudito i miei nipoti, che le mie nipotine fanno patinaggio artistico tutte e tre, e poi appunto la vita, cioè pian pianino mi sono tornata alla vita. La vedovanza è come uno tsunami emotivo. Si è chiamati a continuare a vivere senza l'altro e a ridefinire tutta la propria vita. Dora è rimasta a vivere a Lugano, mentre il suo compagno si era trasferito in Toscana. Vivevano separati da molti anni, ma il loro legame era ancora molto forte e lei trova conforto nel ritornare dove hanno vissuto insieme. Per me viaggiare da Lugano a questo posto molto carino in Toscana è diventato una bella abitudine. È un viaggio un po' nostalgico. Perché Claudio si è ammalato e ha avuto una diagnosi cancro nel quarto stadio, allora lì mi sono quasi un po' trasferita qui. Allora è diventato un po' più anche casa mia. Così, nel momento della malattia del suo compagno, Dora non ha esitato e ha scelto di stargli accanto. Per oltre un anno e mezzo ha vissuto con lui gli ultimi momenti della sua vita. Lui non sopportava più tanta gente intorno a sé, salvo suo figlio e me. Ciao. Per me è stato, oltre a vederlo soffrire, questo non è stato bello, ma
è stato un piacere poterlo accompagnare. Amare è una cosa che ti dà tanto senso. Riempire quel vuoto non è così semplice. È il discorso del vuoto che bisogna superare. E Claudio è con me. E lui lo sa, dovunque sia. Ma la mia vita adesso, ed è quello che lui ha sempre detto, vivi la tua vita, è a Lugano. Oggi, a 2 anni dalla morte del compagno, Dora è impegnata a colmare quel vuoto. È rimasta una persona attiva, piena di interessi. Ha intrapreso la strada del volontariato con SOS Ticino e aiuta una giovane rifugiata a imparare l'italiano. Non è solo reinventarsi, cercare un nuovo equilibrio. Quel che ti offre la vita, perché la vita ti può offrire tanto, ma bisogna stare attenti ad ascoltarla. Forse sto per ritrovare una certa gioia di vivere. È un riaprirsi alla vita che Dora ha scelto di non intraprendere da sola, ma con altre persone che hanno in comune il dolore per la perdita di una persona cara. Partecipa ad un gruppo di auto-mutuo aiuto, una risorsa importante che la sostiene in questa fase di lutto. Mi ha dato qualcosa che è difficile dirlo, è un sentimento di condivisione. Ti senti capita. Sono stata fortunata io sotto questo aspetto. Dora ha trovato nel gruppo di auto mutuo aiuto di Lugano un supporto fondamentale. Un ascolto che è molto difficile trovare oggi in una società dove il lutto è sempre più vissuto nella solitudine. Le persone con la stessa esperienza parlano un linguaggio comune e ognuno può essere di conforto all'altro. Io sono ancora tante volte bisognosa di un sostegno e qui lo trovo ed è per questo che continuo a venire. Penso che chi abbia effettivamente... Carla, dopo la morte improvvisa del marito Denis 10 anni fa, ha trovato nel gruppo una vicinanza che l'ha aiutata a superare il suo grande dolore. Da allora non ha mai smesso di frequentarlo e ne trova ancora sollievo. Oggi, che è più serena e ha passato i momenti peggiori, la sua esperienza è di aiuto per gli altri. Dare speranza magari di capire che si può uscire da un lutto, perché trovo bello fare di un dolore tutto sommato qualcosa che serve ancora, anche a far capire ad altri che tu ti senti disperato, ma il tempo è una grande medicina, non passerà mai del tutto, questo sicuramente, però il tempo ti aiuta e ti aiuta la condivisione anche di questa esperienza con altri. La vita deve andare avanti, però io trovo che sia anche bello avere questi ricordi. Io ne ho tantissimi, belli e brutti. Non è sempre stato così facile, però effettivamente cerco di, adesso sempre di più, ho imparato a concentrarmi su quelli belli e quelli mi danno una grande forza. Ci vuole tempo, ci vuole tanto tempo per riuscire a elaborare tutto quello che hai vissuto. Il tempo del lutto non è uguale per tutti, ognuno ha la sua storia. È un tempo che non può essere forzato e soprattutto non va considerato come una malattia da curare. Nel lutto non si è depressi, nel lutto si è tristi. E quindi se sei triste non hai bisogno di un antidepressivo, hai bisogno di stare con la tua tristezza per quanto possibile condividerla con i tuoi simili, aprendosi a un futuro che va costruito. La morte della persona amata provoca un dolore lancinante ed Enrico Cazzaniga, come terapeuta, si occupa da anni delle problematiche del lutto.
ha attivato numerosi gruppi di auto mutuo aiuto ed è consulente dei gruppi del Canton Ticino. Secondo me è una grande risorsa perché ti dà quel supporto che ti fa sperare che se ce l'ha fatta lui o lei ce la puoi fare eventualmente anche tu. E dietro alle storie della vedovanza ci sono spesso situazioni e vissuti drammatici. Carla riesce ora a vivere la sua vita in modo più sereno, ma è stata aiutata a liberarsi del peso di alcuni momenti. Sono già contenta adesso di andare a letto, di chiudere gli occhi e non rivedermi quella terribile scena di quella notte di 10 anni fa, quando lui ha preso l'infarto e crollato ai piedi del letto, ha battuto la testa. Lì quella è stata una scena che per anni mi ha perseguitato alla sera prima di dormire. È stato uno shock tremendo, ho avuto bisogno di farmi aiutare anche. Carla ha dovuto affrontare il carico di una decisione dolorosa da prendere e da comunicare ai figli. E ci hanno detto effettivamente no, Dennis non ha più vita cerebrale. È stata dura, però sapevo che lo dovevo fare, importante per lui, ma importante anche per noi, perché non si poteva andare avanti così. Ho detto, beh, sono pronta a staccarlo. L'hanno staccato e poi io gli ho detto, vai. E penso che non poteva andarsene in un modo migliore. E poi, usciti da lì, boh, io devo dire, sono andata molto in crisi. Grazie. Dopo la morte del marito, Elvezia ha subito un crollo fisico e psicologico. Per lei e per molti anziani, la vedovanza ha acuito fragilità e insicurezza. E per la difficoltà ad affrontare la vita quotidiana e per il bisogno di assistenza, ha scelto di passare l'ultima fase della sua vita nella casa Stella Maris a Bedano. Non alzare il gomito. Chiudo. Quando tutto è finito mi è cascato veramente il mondo addosso. È pesante la storia proprio di essere rimasta sola, soprattutto di notte. Mi trovo veramente bene e il mio miglioramento si vede. No? L'assistenza dei famosi 24 ore su 24 ti dà una certa sicurezza che purtroppo a casa non possiamo averla, no? Sempre, no? Molto bene. Anche se i miei avevano proposto di andare a vivere con loro, no? Così, nonostante l'aiuto dei figli, Elvezia ha preferito vivere qui. Una scelta condivisa anche da Giuseppina. Specialmente negli ultimi 6 mesi io non dovevo dormire perché lui si alzava e cadeva. Io non mangiavo, quando mangiavo era pranzo, era mezza scatola di fagioli o una banana, quello era il mio pranzo. Per me era diventato pesante. Lo facevo, però le mie forze mancavano. Dopo tanta dedizione e fatica nell'accudimento del marito, rimasta vedova, Giuseppina era molto provata fisicamente e psicologicamente. Anche se la sua famiglia le è sempre stata molto vicina, ha sentito il bisogno di essere assistita. Ma anche se la casa anziani è il luogo dell'ultima stagione della vita, non deve sorprendere se nascono anche nuovi amori. Elga e Franco sono entrambi vedovi. Lei è volontaria e ha conosciuto Franco qui. Un'amicizia abbastanza profonda. Eh sì, quando l'ho conosciuta lei, sono andato su un po' di morale. Perché prima sì, avevo la compagnia, ma avere una donna come lei è tutta un'altra cosa. Attenzione. A me piace stare con lui. Io dico sempre che lo voglio molto bene. Tu a me? Sì. Chissà fino a quando andrà questa cosa. Sì, finché va. Andiamo avanti, Dio. Sì. Io faccio compagnia a te e tu fai compagnia a me. Di più non possiamo pretendere adesso.
E con queste testimonianze toccanti si chiude la nostra puntata di oggi. E noi ci teniamo a ringraziare chi ha accettato di parlare direttamente di questo tema sensibile e delicato. E ringraziamo anche i loro amici, familiari, parenti, comunque toccati, coinvolti da queste situazioni. Falò torna naturalmente giovedì prossimo. Io vi ringrazio per averci seguito anche questa sera e vi do appuntamento a tra 7 giorni.